Ragazzi, oggi voltiamo pagina per quanto riguarda Assassin's Creed. In realtà l'avevo già anticipato nel video scorso. Oggi altro cambio generazionale, altro passo avanti, altro nuovo capitolo di questa serie. Esattamente il quarto dopo Assassin's Creed, il 2. E Brotherhood arriva, come lo chiameremo noi, Revelezio. Ovviamente non vado a includere Assassin's Creed Lineage, che è un cortometraggio, quindi lo trovo assai inutile doverlo includere. Del resto, ragazzi, questa sarà un'avventura all'incirca lunga quanto quella precedente. Andremo ad esplorare la Turchia, Istanbul, nei panni di un Ezio un pochino più vecchio. È l'ultimo capitolo che prevede appunto l'assassino di Firenze. E poi dal prossimo, ragazzi, volteremo completamente pagina. Ovviamente non dimenticatevi di lasciare like al video, di iscrivervi al canale, di fare tutte le cose di rito, perché per voi è gratis, per me invece è gratis lo stesso, però mi fa piacere, ecco, a me aiuta molto. Per voi è un tastino, per me è tante cose, perché insomma vedete che il canale è pieno zeppo di contenuti, quindi perché non farlo? Comunque, ragazzi, andiamo ad Assassin's Creed Revelezio, che non ho l'overlay. E allora, ragazzi, mettiamoci le cuffie e iniziamo questa tosta, cazzutissima avventura. Ovviamente nuova sessione, sempre ha portato fortuna Gabriel Paletta. E tuffiamoci, ragazzi, nell'avventura, nell'ultima avventura di Ezio. Diamoli, di loro che stiamo arrivando. Dopo la morte di Lucy, tra l'altro. Desmond Miles, la tua vita è cambiata parecchio nel giro di poco tempo. 2 mesi fa preparavi drink per banchieri e celebrità. E guardati adesso. Sei un assassino. Uno di noi. Uno dei buoni. Che bello, eh? Uomini e donne votati a preservare la vita umana e la libertà. Non come quei templari. Autocrati freddi e calcolatori ossessionati dall'ordine. Facciamo del nostro meglio per fermarli. Cioè, del nostro meglio. Ah, ma tutto questo te lo ricordi, vero? Ti ricordi l'Animus, la macchina che usiamo per rivivere i ricordi dei nostri antenati? Prima sei stato Altair, un assassino nella Terra Santa del XII secolo. Poi sei stato Ezio Auditore, un carismatico italiano con uno spiccato senso della vendetta. Allora, che cosa abbiamo... E in realtà lo sei ancora. Esatto. La mela dell'Edera. Strano manufatto lasciato da quella gente. I Templari. Ah, la prima civilizzazione, ok. Hai provato di persona. Oh, è stato divertente, vero Desmond? Ma le cose cambieranno. Niente si sta frammentando, sta cadendo a pezzi. E se non trovi il modo di svegliarti, potresti perderti. Per sempre. Ok, ho disattivato il sistema di monitoraggio. Aspetta, mi servono i sottotitoli. Rischioso. Desmond se la caverà. La partizione ha funzionato, l'Animus è stabile e i suoi segnali sono buoni. Per ora. Ma è stato costruito per ricreare ricordi, non per simulare interi processi cognitivi. L'Animus farà la sua parte e Desmond farà il resto. Oh, un personaggio chiamato Nessuno. Ok, eccolo qua. Non riesco a muovermi. Non... L'isola dell'Animus. Dopo l'uccisione di Lucy. Però qua un attimo mi servono i sottotitoli, scusate. Ok. Come sei ingrassato. Mica Desmond da capitolo a capitolo
è diverso. Ok, ci sarà sicuramente un miglioramento grafico. Palese. Mi hai appena superato. 16. Oh, non ti hanno detto il mio nome. Porca puttana, sono ancora nell'Animus. Hai subito un bello shock là fuori. Rebecca, tirami fuori da qui. No. Posso aiutarti, Des. Sei un uomo distrutto. La tua mente è... a pezzi. A pezzi? Mi sento bene. Come stavo io? Ehi! E guardami ora. Parliamo. Minchia, non sembra neanche Desmond, però. Vieni con me. Che posto è questo? Niente male, eh? Siamo nel cuore dell'Animus. Nel programma sperimentale, niente ricordi, qui solo fisica di base, simulazioni climatiche. Ciao, mondo. Là fuori hanno avuto il buon senso di attaccarti qui. Ti hanno salvato la vita. Salvata da cosa? Adesso potresti essere in un ospedale a sbavare e a morsicarti la lingua. Per ora l'Animus ti mantiene intatto, evitando di creare un grosso casino con tutti i tuoi antenati. Ma se non trovi un giunto sincronico, tutte quelle personalità si fonderanno fra loro. E non sarebbe salutare. Un giunto sincronico? Ci sto arrivando, aspetta. Questo è il famoso portale. Quella? Chiamato anche volo per Istanbul. Mi prendi per il culo. Ecco il problema. Il tuo cervello è andato, hai in testa troppi fantasmi, troppe voci. Allora come se ne esce? Ti fai strada a ritroso nei dati conservati. Trovi dei ricordi incompleti e li apri a forza. Finisci ciò che hai iniziato, perché il nuovo non ha più niente da mostrarti. Questo è un giunto sincronico. E una volta fatto, l'Animus è in grado di separare Desmond da Ezio e Altair e farti tornare a casa, dentro il tuo corpo. Come fai a saperlo? Perché è successo a me. Ma il mio corpo è cibo per vermi. Così sono bloccato qui. Ah, un avvertimento. Quando passi di lì, tutto cambia. Niente risulta. No. Minchia, io mi ci tufferei subito, tipo. Il controllo ce l'hai sempre tu e sta a te trovare la via d'uscita. Bene. Se ti sbrighi, puoi fare in tempo per le esequie di Lucy. Cosa? Oh. Non lo sapevi. L'hai uccisa. Lucy. Oddio. Mi dispiace. Non ero io. Era quella voce. Giunone. Sarà impossessata di me. Ma costretto. Che sto facendo? Che cosa ho fatto? Ok, pronti per una nuova avventura. Il soggetto 16 è sparito. La musica è sempre la solita, molto inquietante, e andiamocene. Ubisoft presenta un gioco di Ubisoft Montreal. Yes, ormai lo conosco troppo. Ubisoft Annecy. Bucarest, rumeni. Kiev, ucraini. Chissà se è ancora in piedi quello studio lì. Con tutto rispetto. Massive e Ronaldov. Quebec, sempre Canada. Singapore. Giocano la play laggiù. Claudia, mia cara sorella. Sono ad Acri ormai da una settimana. In buona salute, ma preparato al peggio. Acri! Uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Non oso immaginare che cosa possa voler dire. Quando lasciai Roma 10 mesi fa, avevo un unico scopo: scoprire ciò che era sfuggito a nostro padre. In una lettera scritta l'anno prima che io nascessi,
Egli accennava una biblioteca nascosta sotto il castello di Masyaf, un santuario colmo di una saggezza inestimabile. Che cosa vi troverò una volta giunto? Chi mi accoglierà? Un manipolo di zelanti templari come te? O nient'altro che il sibilo di un vento freddo e solitario? Da circa 300 anni Masyaf non ospita più gli assassini. Possiamo ancora rivendicarne il possesso. Siamo benvenuti fra le sue mura. Ne ho abbastanza di questa lotta, Claudia. Non perché sia stanco, ma perché la nostra battaglia sembra andare in una sola direzione. Verso il caos. Oggi ho più domande che risposte. Per questo mi sono spinto tanto lontano. Per fare chiarezza. Per trovare la saggezza lasciata dal grande Altair. In modo da comprendere meglio lo scopo della nostra lotta. E il mio ruolo in essa. Dovesse accadermi qualcosa, Claudia, se le mie abilità dovessero tradirmi o le mie ambizioni traviarmi, non cercare giustizia o vendetta, ma insisti nella ricerca della verità perché tutti possano beneficiarne. La mia storia non è diversa da quella di tanti altri e il mondo non soffrirà se dovesse finire anzitempo. Non ha la cicatrice. Che grande. Sì, vabbè, io sarei morto. Cioè, tutti saremmo morti lì. Assassin's Creed Revelation.